Bentrovati all'oroscopo di oggi, 28 settembre, oggi è San Venceslao. Il proverbio dice: quel che non strozza, ingrassa. E adesso insieme andiamo a seguire l'oroscopo. Ariete, chi dorme non piglia pesci. Questo è ciò che direte ad una persona amica che si sta lasciando sfuggire un'occasione a cui tiene moltissimo e da lungo tempo, ma che non riesce ad intravedere. La vostra attenzione, invece, le sarà di grande aiuto e apprezzerà il vostro senso dell'amicizia. Toro, attenzione a qualcuno che potrebbe tentare di soffiarvi un qualcosa a cui tenete in maniera particolare. Oltretutto, gelosi come siete delle vostre conquiste, potreste veramente soffrirne. Non occorre agire in maniera aggressiva, ma fare intendere le vostre ragioni sarà comunque importante. Gemelli, oggi la vostra disponibilità sarà aperta a qualsiasi persona e a qualsiasi situazione. Attenzione, perché continuando a dire sì potreste trovarvi travolti da una serie di impegni da cui poi non riuscirete a venire fuori facilmente. Non fatevi prendere dall'ansia. Cancro, non dovete temere che tutto ciò che vi spaventa sicuramente accadrà. Levatevi certe nere fantasie dalla mente. È perfettamente inutile fare ipotesi così negative che poi si ripercuotono sui vostri nervi e sul comportamento nei confronti degli altri. Leone, qualche accorgimento potrebbe aiutare a risolvere un problema che vi vedeva in un certo senso bloccati. È probabile che qualcuno ve ne parli e vi aiuti a trovare una soluzione appropriata. Se attendete con ansia l'esito di una questione che vi preme, potete stare tranquilli, tutto filerà liscio. Vergine, non lasciate nulla di intentato. Se vi daranno ad intendere che la vostra proposta potrebbe non essere accettata, non mollate subito la presa. Forse vogliono verificare se le vostre intenzioni sono ferme, oppure se anche voi avete dei dubbi. Insistete e vi daranno ascolto. Bilancia. Il clima di tensione non vi abbandonerà molto facilmente, un po' perché avete la smania di fare tante cose e non vederne poi i risultati concreti vi riempie di rabbia e di insoddisfazione. Ma se riuscirete a procedere con calma, vedrete che molte situazioni si risolveranno. Scorpione, non è certo perdendo una battaglia che la vostra grinta potrà venire scalfita. E se nel corso della giornata qualcosa del genere accadrà, ricordatevi che presto ci potrebbe essere una brillante rivincita. Evitate di diventare arroganti o troppo sicuri di voi nel rapporto con gli altri. Sagittario, darete una mano in un lavoro che qualcuno continua a trascinarsi penosamente. Il vostro atteggiamento estroverso vi farà guadagnare la simpatia di molte persone. Qualcuno vi parlerà di un suo problema e saprete fargli vedere una soluzione estremamente semplice. Capricorno, l'aria che tira nel corso della settimana risulta per voi molto congeniale. È fatta di momenti pacati, ma non noiosi, di iniziative che trovano immediato riscontro, di opportunità che vi permettono di vagliare con molta calma ogni cosa. Niente male quindi per tutti voi, siate però più determinati. Acquario, cari amici, ci dispiace segnalarvi momenti difficili, davvero critici. Purtroppo i transiti degli astri in generale pretendono da voi una crescita ad ogni livello e che vi piaccia o no dovrete percorrere strade che non saranno semplici o lineari. Dimostrerete a voi stessi la vostra forza. Pesci, vi sentite molto sereni e sicuri degli affetti che vi circondano. Avete avuto già nei giorni scorsi dimostrazione d'amore e simpatia, e questo clima così caloroso che vi si stringe intorno continuerà ancora per tutta la settimana. Procede tutto bene, quindi. Vitalità in continuo aumento.